Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Dentro il primo dei volumi dell'archivio, della raccolta dei ritagli di giornale. Una persona che ha indicato tanta gente da salvare è stata Laura Lieri. Ah sì, è stato arrestato allo Stadio Nazionale. In quel momento erano già arrivati i militari e ci hanno sparato. Io sono arrivato dopo essere stato arrestato. Cercare di tirare fuori questa gente senza riconoscere il governo. Spesso erano persone che erano state arrestate, spesso torturate. La prima reazione è di incredulità. Uno non pensa che sia possibile. Certi esili mordono, altri invece sono come il fuoco che consuma. Le luci del tramonto si specchiano e si spezzano nei grattacieli di Santiago. Percorriamo le strade, sulle mappe dei ricordi che ci sono stati consegnati. A un primo sguardo, la città non è quella che ci hanno raccontato. Chi incrociamo nelle vie più ricche del Latino America? Questa storia inizia l'11 settembre 1973. La città fu ingoiata dal buio della dittatura del generale Pinochet. La storia di 600 persone sopravvissute saltando il muro dell'ambasciata d'Italia, a Cai e Miguel Claro. La storia di molte altre partite per l'esilio, quelli che ce l'hanno fatta. Migliaia invece saranno gli assassinati e i desaparecidos. Lo si saprà quando il tunnel sarà finito. Dopo il golpe, la repressione militare fu durissima. Negli anni successivi ogni resistenza, anche pacifica, fu soffocata nel sangue. Alla borgata Victoria, nel settembre dell'84, una manifestazione come tante. A quell'ora, come sempre, padre André Jarlan recitava i salmi nella sua stanza. Y ese peritaje estableció que el casquillo de la bala era de una pistola ametralladora Uzi, de las que usaba Carabinero. Y eso permitió establecer la relación entre la bala y el armamento. Después identificamos la patrulla de carabineros que en ese momento estaban en el lugar, y en esa patrulla iban dos efectivos con ametralladoras Uzi. Logramos identificar las dos ametralladoras Uzi, incluso que en ese momento, por lo menos que carabineros dijo que portaban esas personas. La población Victoria, periferia sud della metropoli, era tutta con il presidente Allende. Negli anni del golpe le donne organizzarono enormi mense collettive. 30 anni dopo la borgata è impoverita e incattivita. Qui incontriamo le altre facce dell'economia più florida e aggressiva del subcontinente. La Victoria ha ancora il suo dolente fascino proletario. I militanti della Izquierda, insieme ai fedeli di padre André, cercano di togliere i bambini dalla strada prima che diventino manovalanza per le bande degli spacciatori. Ora la presidente socialista Michelle Bachelet ha ridato una speranza alla gloriosa borgata. Oggi in Cile il 20% dei cittadini vive sotto la soglia della povertà. Era il doppio ai tempi di Pinochet. Del sogno allendista, di quel popolo cileno che avrebbe camminato a testa alta sui viali degli uomini liberi, restano i murales e la rabbia per i compagni morti o persi.
ma il sogno esiste. Vaya desde ya un afectuoso saludo a los amigos de Iquique y Alto Hospicio que nos siguen a través de la señal online en internet www.radiotierra.cl. ¿Qué te recuerdas tú de la embajada italiana? Bueno, además de lo que tú recordaste de ser un espacio de asilo, para que ubiquen nuestros auditores, la embajada italiana es una villa. Esa embajada, con el advenimiento del golpe militar, se repletó de exiliados. Ero a casa, mi ero alzato presto per andare in ufficio e, come sempre, ho acceso la radio. C'era un bollettino della presidenza secondo cui Allende si stava recando alla Moneda, cioè alla sede della presidenza, dalla sua residenza privata, perché c'erano voci di movimenti militari. Nel frattempo hanno cominciato gli aerei a volare basso su Santiago. E poi ho avuto occasione di sentire direttamente per radio l'ultimo messaggio di Allende. Dopodiché c'era un'interruzione e hanno cominciato poi i bandi militari. Bando numero uno, bando numero due, e tutte le radio naturalmente improvvisamente erano diventate una sola. Corriamo in ufficio attraverso strade deserte. Arriviamo e ci attacchiamo al telex per mandare un messaggio a Roma e in quel momento si spegne il telex perché tutte le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, telex sono state tagliate. Non avremmo mai immaginato di essere coinvolti direttamente come poi lo siamo stati attraverso l'arrivo dei rifugiati, degli asilados, cioè quelli che chiedono asilo politico nelle ambasciate. Ecco, questo veramente nessuno lo aveva previsto. Non si pensava che le cose andavano a finire così, in quella maniera brutale che abbiamo conosciuto, insomma, che è stato praticamente un laboratorio, ecco, di come cancellare un progetto, ecco, che poteva essere a quel momento valido non solo in Cile, ma in altri posti che bisognava andare via, ecco, scappare. Ecco. Allora siamo andati all'ambasciata, sono andato all'ambasciata, sono saltato il muro dell'ambasciata e... Salta il muro, sì. Alto 2 metri, non so come, però penso che... il desiderio di sopravvivere ti fa fare cose che in altre circostanze non puoi fare, no? Poi alla fine sono arrivato naturalmente nell'ambasciata italiana. Cosa c'era dietro il muro veramente è stata tutta una scoperta, nessuno lo poteva immaginare. Era un spazio di, che posso dire, di democrazia, di appoggio internazionale. Era la forza di altro paese che si imponeva in una giungla. Non c'era la possibilità di che ti venissero a prendere di notte, insomma, non c'erano gli elicotteri sulle case, insomma, queste cose brutte, questi incubi che ti toccava di vivere fuori. Ecco. Comunque ho trovato anche i segni reali della sconfitta, insomma, un mucchio di gente lì che non si stava tanto bene, insomma, era simpatica la sconfitta, insomma, si sentiva. Ti si cominciano a chiudere tutte le porte, anche quelle della famiglia, perché avevano paura. Infatti una delle mie sorelle poi ha pianto lacrime di sangue, diciamo, chiedendo scusa, però in quel momento mi ha detto per favore non visitarmi per non crearmi problemi. Verso la fine settembre sono stato portato in centro torture. Per più di una decina di giorni è stato a torture. Come non parlavo, mi hanno portato a Santiago. C'è un ponte che si chiama il Rio Maipo. Su quel ponte a me mi hanno fatto scendere con altre due persone
E mi hanno detto, tu puoi continuare libero. Mi hanno sparato, io mi sono buttato al fiume, al rio Maipo, gli altri due compagni li hanno ammazzati, quelli che... E io mi sono salvato. Si vedeva che era una cosa che veniva per le lunghe. Poi non si era mai pensato che venisse così tale brutalità. Pensavamo che il Cile era un paese civile, invece era venuta fuori una bestialità che non... I primi entravano dalla porta, i primi, gli italiani. Ora, forse applicavamo un criterio un po' estensivo di quello che era un italiano. Noi dovevamo approfittare i 3 secondi dove gira il militare per saltare il muro. A me mi hanno buttato come un buco, un sacco all'altra parte. Dopo un po' però hanno cominciato a saltare il muro, che non era molto alto, cileni che non avevano niente a che vedere con l'Italia. Il muro nel principio era fino a qui, no? Fino a lì era il muro, lì. No? El resto es, lo hanno hecho después, no lo han altado después. Es un periodo, un pedazo de la vida y aún más, si uno fue el actor de ese periodo, uno se siente muy identificado con esto, ¿cierto? Y también se vivió muchos periodos difíciles dentro de la embajada, porque hay un señor que era muy indefenso, mujeres muy indefensas, mujeres solas, que sufrían mucho más que los demás, ¿no? Porque la desesperación misma de todos los que hayan adentro por lograr una pieza mejor, un baño, en el invierno una cubierta para taparse, para el frío, ¿no? Y este es el rincón donde la gente saltaba hacia adentro. Sopra el muro c'era un ragazzo, c'era un albero, estaba mangiando una mela. E quando mi vede che salto e che cerco di appoggiarmi con le mani e poi con i gomiti, lui mi prende così per tirarmi dentro, però a quel momento erano già arrivati i militari e ci hanno sparato. A me non mi hanno toccato, ma a lui gli hanno messo una pallottola in una... come si chiama? Spalla. Entonces era muy, muy difícil la vida en ese momento para toda esta gente, ¿no? Y como decía yo, en el día, era un día de 24 horas, ¿no? Porque uno se levantaba, el otro se iba a dormir, ¿no? Uno iba a comer, el otro no, así. Entonces todo el tiempo se iba, hay un movimiento continuo. Niente, la vida de la ambasciata era un inventarse un po' la quotidianidad. Yo me facevo el café la mattina e sempre guardavo, mi ricordo questa palazzina che prima era una casa, che l'avevano buttata giù e che poi cominciava a salire. Io vedevo che la mia vita passava e questa palazzina era come l'immagine di un mondo che continuava a girare, anche se io ero lì praticamente fermo. 150 o 100 adulti devono per forza convivere gente di diverse età, di diverse culture, di diverse estrazioni sociali, di diverso partito, sì. Tutti quanti uniti nella paura, nel terrore. Intanto sentivi i rumori della città, i rumori della città erano forti, erano spari, erano cose di notte, diciamo, che ti parlavano di quello che stava succedendo. Si sentivano colpi di mitraglia, capito? Ma molto, molto vicino, e allora non ti dico. Mi è venuto l'angoscia, loro mi sono vista di nuovo lì. Fra il settembre del 73 e l'aprile del 75, a Cai e Miguel Claro si rifugiano 600 asilados. Chiedono protezione. Alcuni sono inviati dalla Vicaria della Solidaridad, del vescovo Raúl Silva Enríquez, l'unica voce che Pinochet non riesce a spegnere. I funzionari li accolgono e iniziano le trattative con i militari per ottenerne l'espatrio. Ma le relazioni diplomatiche sono tese. L'Italia non riconosce la giunta golpista, non ha un ambasciatore. Intanto, fuori, i rastrellamenti continuano. Negli eleganti saloni della residenza si accampano socialisti e comunisti, combattenti del MIR, militanti cristiani e semplici simpatizzanti di Allende. Tutti cercano scampo. Ma domani 25. Entonces, al mirar esta fotografía, yo creo que no soy yo, ¿no? Me parece una época tan lejana, tan... que han sucedido tantas cosas, ¿no? Y realmente un poco de emoción vivir toda esa época tan especial.
Gli asilados si organizzano. Turni in cucina, squadre divise per partiti di appartenenza, un servizio d'ordine lungo il muro per accogliere nuovi profughi e vigilare contro le provocazioni. E poi ci sono i bambini, tanti. I figli dei rifugiati, troppo piccoli per saltare il muro, sono portati dentro dalla signora Anna Sofia, moglie del primo segretario De Vergottini, nel bagagliaio dell'auto, eludendo la polizia che fa la ronda intorno al parco della residenza. No, había como, no se podía poner orden porque no había nadie que pusiera orden, no había un policía, no había nadie, no había tampoco ningún jefe de la embajada que se atreviera a venir acá dentro, ¿no? ¿Por qué no se atrevían? No era porque les iban a pegar, sino porque si venía un jefe acá, le hacían todo tipo de peticiones, ¿no? O lo tomaban así, doctor, ¿hasta cuándo yo estoy aquí? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Qué es lo que ha hecho usted? Usted no hace nada, ¿no? ¿Cuándo habla usted con el gobierno para que me den el salvoconducto? Entonces, todas esas cosas ellos lo evitaban. Lo evitaban porque no tenían la posibilidad de dar la respuesta a todas estas peticiones que la gente le hacía. Ognuno dormiva dove poteva. Io ho trovato un posto che era la vasca da bagno dell'ambasciatrice, della ex ambasciatrice. Dormivo in una stanzone che veniva chiamato La Legua, che era il nome di una delle favelas, diciamo, di Santiago, della capitale, un 300 metri quadrati pieno di materassi per terra dove dormivamo due alla volta, no? Verso le 4:30, le 5, andavo all'albero e da lì guardavo Santiago. Avevo due ore, almeno tre, di vedere la città e di sentirmi molto libera. Vedevo uscire il giorno, perché non sempre c'era il sole, e vedevo come si incominciava a svegliare la città, i lavoratori, le persone che vanno a comprare il pan. Santiago oggi è la città dei record, il tasso di sviluppo è da paese asiatico. Nel 2005 le esportazioni sono aumentate del 67%, qui un top manager guadagna quanto a New York, ma un operaio prende fino a 15 volte di meno del collega nordamericano. Le differenze sociali si sono attenuate, ma il modello economico neoliberista resta quello degli anni di Pinochet. I poveri sono 3 milioni, il 40% dei cileni soffre di depressione, soprattutto le donne. Solo oggi, a fatica, il sogno le riconquista. Dice la presidente Michelle Bachelet: sono depositaria di una storia che ha avuto epoche grigie e amare, ma ha saputo risollevarsi. Era la speranza di Allende, nell'ultimo discorso pronunciato alla radio prima del bombardamento della Moneda. Le immagini fanno il giro del mondo. In Italia, ministro degli esteri è Aldo Moro. È il riferimento dei nostri diplomatici per salvare quante più vite possibile. Intanto, lo Stadio Nazionale diventa un enorme campo di concentramento. 12.000 prigionieri, 7.000 torturati. Viene ucciso il cantore e poeta Víctor Jara, simbolo del paese. Scrive l'ultimo verso su un fogliaccio, dice: «Com'è difficile cantare quando devo cantare l'orrore. La voce del Cile si spegne». Sono andato al Ministero degli Esteri. E, fra l'altro, il Ministero degli Esteri in quel momento fumava ancora, perché era una ala della Moneda. Ho detto: ho perso un italiano. Allora questo gentile funzionario mi ha detto: venga con me. Mi ha portato in una stanzetta all'ultimo piano, dove c'era una signora con dei grandi tabulati di IBM. Ah sì, è stato arrestato allo Stadio Nazionale. Sono entrato nello stadio stesso, mentre invece il corpo di guardia era in una palazzina separata. Per errore sono entrato nello stadio, ho fatto una rampa di scale ed era uno di questi pianerottoli prima di entrare nello stadio vero e proprio, e lungo tutto il muro c'erano uomini con le mani alla nuca che guardavano il muro in silenzio, fermi, immobili, c'era solo un soldato. Allora mi sono seduto in questo corpo di guardia e ci ho passato varie ore, perché il colonnello non arrivava, ma io ho fatto una specie di sit-in perché sapevo che se me ne andavo chissà quando poi. La cosa interessante è che dopo un certo numero di ore non sapevano più loro chi fossi io, avrei potuto essere uno dei loro, e quindi parlavano liberamente. E lì ho sentito cose, sembrava un film di serie B sui campi di concentramento. Uno dice: sai che si è impiccato uno stanotte? E quell'altro gli risponde:
Meglio così, ci risparmiano il lavoro. Ho sentito io, sembrava finto, ma era così. E aí fui preso, algemato, e fui levado para um quartel da Polícia Civil e posteriormente para o Estádio Nacional do Chile. No Estádio Nacional eu reclamei que não podia ser preso, que tinha imunidade diplomática, pedi para falar com o comandante do campo. Naquele momento nós não sabíamos que no Estádio Nacional estava havendo assassinatos. E eu fiquei lá na portaria pedindo para falar com o comandante do campo, sem saber que eu estava pedindo para falar com o assassino. Mas o fato é que no final do dia, de um dia eu estava na portaria, me soltaram, dizendo que eu tinha que voltar no dia seguinte para responder um interrogatório. E aí eu não voltei, eu saí, né, mas não voltei no dia seguinte. Me lembro que fui inclusive para a Embaixada da Itália e lá fizemos uma reunião, inclusive com a presença do presidente do Chile, o Ricardo Lagos, que era meu colega da faculdade. E concluímos que eu não devia voltar na Embaixada. E o major que deu ordem para minha liberação, chamado Major Lavandeiros, foi fuzilado 2 dias depois, 3 dias depois da minha saída do estádio. La torre del centro clandestino Villa Grimaldi. 4.500 torturati, 226 desaparecidos. Qui fu detenuta Michelle Bachelet. Villa Grimaldi oggi è un parco della pace. Nella sola Santiago c'erano 21 campi come questo. Alcuni sono stati distrutti dai militari, altri sono conservati dai cittadini. Il bilancio delle vittime è ancora parziale. 5.000 desaparecidos e assassinati, 300.000 persone private della libertà, 500.000 sottoposte a violenza politica e tortura, 100.000 quelle scappate dal paese. Io con un gruppo di persone, siamo 12 mi pare, stiamo in un processo che si chiama il processo di Villa Grimaldi, che si riferisce a torture e detenzione illegale, sequestro contro Manuel Contreras e Pinochet, perché lì sono scomparsi tantissimo e di 3 persone sopravviveva soltanto una. Io sono stata una fortunata che è sopravvissuta. E che semplicemente noi quello che volevamo è lottare in tutti questi anni per la memoria. E noi abbiamo voluto andare avanti per questo, perché c'è un impegno con tutta questa gente che non sono vivi, sai, che sono morti adesso e che erano i nostri compagni. Allora c'è questo debito, penso. Después que se sabe todo esto y es contado por los sobrevivientes, por algunos de los sobrevivientes, que acá los tenían después de las torturas, los colocaban acá encadenados, es de los servicios de seguridad chilenos, de la DINA y de la CNI, representa esta palma mucho, hay mucha historia. Si hablara, muchas cosas más sabría. Eso es. Notte mi telefono dall'ambasciata e mi chiamano e dicono hanno buttato dentro una donna morta dal muro. Alle 6 del mattino, appena finito il coprifuoco, vado là ed era
Ed era, poi abbiamo scoperto, era Lumi Videla. Ellos dicen que en la madrugada, aproximadamente 3-4 de la mañana, sintieron un gran ruido de algo que caía desde el exterior hacia el interior. Y creyendo ellos que era una emboscada, ellos no, inmediatamente no se atrevieron a ver qué había, pero veían que había como un saco ahí, en los jardines, justo al otro lado. Que la expulsaron de la parte exterior de la embajada a la parte interior de la embajada. Y la encontraron acá, los mismos compañeros de ella la encontraron acá. Come abbiamo saputo, al mattino ho fatto sfilare un po' tutti i rifugiati per vedere se la riconoscevano, e quelli del MIR l'hanno riconosciuta, perché era la moglie di Chico Perez, uno dei dirigenti del MIR che era stato ucciso in uno scontro a fuoco. Era stata arrestata, torturata, e poi questo l'ho saputo anche da gente che era prigioniera con lei, che poi si è rifugiata da me successivamente. E gli era morta sotto tortura. Y ella era encargada del grupo político militar número 2 de Santiago. Ella andaba siempre armada y andaba con su poncho ella y con su fierro debajo del poncho. Y la negra, así le conocían los compañeros, sus amigos, la familia, porque ella era muy morena de piel, ¿no? Tenía mucho estilo ella, con su boca grande, bien africana. Hicieron una campaña diciendo de que mi madre había muerto en orgías entre los asilados y había sido estrangulada por uno de sus propios compañeros. Los recuerdos que tengo de mi madre son, y de mi padre, son fundamentalmente cuando yo pasé mi cumpleaños número 4. Yo cumplo en enero, ellos cayeron en septiembre. Estuve 6 meses. Hasta julio, hasta antes del invierno, con mis padres en la clandestinidad, en realidad casi todo el verano. Fue reconocido hace muy pocos años, lo que había sucedido de verdad y lo que todos ya sabían. Fue anulada la prescripción que existía sobre el caso de mi madre, y este año habrían sentencias, cosa que nunca ha pasado en todos estos 31 años en que hemos tratado de hacer justicia, y me siento orgulloso de ser hijo de mis padres y de poder haber recibido todo el amor que cada día recibo de parte de ellos, porque pudieron haber terminado con su carne, pero con su espíritu revolucionario no tienen potestad ni Pinochet, ni Contreras, ni Romo. Y sigue expandiéndose ella. Increíble. Increíble cómo se la arregla ella, ¿eh? Iluminando siempre, y sigue. Burn this house. Siempre ahí. Este es el patio 29,
donde están presuntamente restos de los detenidos desaparecidos bajo el gobierno militar. Esto se está esperando que la justicia chilena pueda tener una orden para ser exhumado y sacar a todas aquellas personas que aún yacen aquí. Y lo podría hacer, decirle 3, 4, y se sigue excavando y se encuentran más. Y tras una orden judicial, este lugar no se puede tocar hasta que la justicia chilena lo determina y puede ser exhumado todas estas personas que yacen en este patio 29, en el cementerio general de acá de Santiago de Chile. Después, cuando saquen los cuerpos, se llevan al Instituto Médico Legal para ser identificados por el ADN y ser entregados a sus familiares, que aún están luchando por que sean entregados todos los detenidos desaparecidos de aquí ya. I primi erano intatti, scappavano, sono scappati l'11 settembre, sono o il 12. Quelli della seconda ondata, dopo qualche mese, spesso erano persone che erano state arrestate, spesso torturate, rilasciate, e allora li vedevo uno per uno, facevo una specie di intervista e presentavo la lista per la richiesta di salvacondotti. Ci veniva assegnato metà di un materasso per dormire per terra, e ci davano da mangiare, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che occorreva per una vita, fra virgolette, normale, in attesa di un salvocondotto che ci permettesse di arrivare dall'ambasciata all'aeroporto. Ecco. Appena finiva il coprifuoco, che era presto, alle 6 del mattino, arrivava un autobus che avevamo contrattato noi, con jeep militari davanti e dietro. Si apriva il cancello e uno alla volta i rifugiati uscivano e si controllava il salvacondotto con i loro documenti di identità. I documenti di identità li facevamo noi, con la foto, i timbri. E quando uscivamo dall'ambasciata dovevamo uscire con i prigionieri, no? Con le mani qui, senza niente. Alcuni erano, come dico, gentili, altri se tu passavi accanto ti davano un calcio. E poi un cerchio lontano di persone che cercavano di vedere chi usciva, chi no. E è difficile parlare di queste cose. C'era mio fratello. E mio fratello ha attraversato il gruppo. E mi ha dato tutto il suo denaro. Erano $300. Mi hanno durato un anno. All'aeroporto poi c'è un controllo ancora un'altra volta e poi io li accompagnavo fino alla scaletta, li salutavo uno per uno, aspettavo che si chiudesse il portello e poi non andavo via, aspettavo che l'aereo partisse. Lui prendeva uno, lo portava dentro l'aereo, tornava indietro, doveva prendere l'altro perché era pieno di militari e carabinieri lì, quindi non sapeva se in qualsiasi momento ci prendevano, perché sapevano che erano quelli che stavano uscendo. Eravamo in pochi esuli, eravamo 6 in quel momento che stavano uscendo in quell'aereo, che era un aereo della KLM. Siamo arrivati a Buenos Aires dove faceva scalo e a Buenos Aires hanno circondato l'aereo con militari. La cosa ma noi, no, chi siamo? Da dove questa pericolosità? Cioè era un clima, un'idea che non combaciava per niente, diciamo, con quello che poi in realtà eravamo. Subiendo per salire in aereo, partendo per l'Italia, e c'era un prete dietro di me che mi stava dicendo che lasciava gente molto triste qua. Ora, per alcuni i salvacondotti venivano concessi nel giro di un mese, due mesi, ma per altri sono dovuti rimanere un anno dentro l'ambasciata d'Italia. Il sentimento di impotenza è una cosa tremenda, però noi ci siamo dovuti abituare anche a quello.
non c'erano altre possibilità. Non era una scelta nostra, era una delle possibilità che avevamo era quella di scappare, di fuggire. E lì sì che era una situazione strana, perché era come che tutto continuava uguale, ma che io non ero uguale. E io lì capivo che comunque si interrompeva un periodo della mia vita. Noi diciamo desterrado, cioè viene, è un esodo. E quando uno deve cambiare paese, deve cambiare cultura, e non è stato deciso da te, non puoi tornare indietro, è un po' come, come dire, mettere dentro di te tutto quello che hai per poi tornare a uscire in un altro modo, in una forma diversa, eccetera, eccetera. Però uno non è un bambino, quindi uno deve in qualche modo si deve reinventare, si deve rifare completamente, deve nascondere tutto quello che ha per poterlo fare uscire in un altro modo dopo che hai imparato il modo in cui lo devi fare. E questa è una cosa, come dire, dolorosissima da certi punti di vista, però è in un certo senso una specie di metamorfosi, cioè tu ti devi cambiare, devi imparare un'altra lingua, devi imparare altri modi, altri costumi. Mia figlia, che una volta tornata in Cina, in un momento di sincerità, anche di allegria sua, ci dice che finalmente lei aveva capito che noi non eravamo dei delinquenti, anzi che eravamo della gente di bene, no? Di bene, infatti. Firmes, un paso atrás, fuerte. Derecha, fuerte. Valparaíso, incubatrice della storia cilena. Qui, all'alba dell'11 settembre del 73, la Marina dà il via al golpe militare. Qui, Pinochet, sconfitto e ormai in preda al delirio di onnipotenza, fa costruire il Congresso Nacional sopra la sua casa natale, ultimo affronto a Allende, che qui, a Valparaíso, era nato e aveva costruito un sogno per il suo paese. Salì il servizio militare, tuve come 6 mesi più o meno che salì e vino golpettato. Si no me había pillado con el golpe de Estado dentro. Pero no estaba de acuerdo, en todo caso no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Nunca lo estaba. Pues lo máximo. Yo siempre de chiquitito. ¿Por qué? Porque mi padre era de Allende. Entonces todos seguimos la huella de él. Y quedarte ahí nomás, si no era una presión tan grande del gobierno militar, si todo era intervenido por el gobierno. Claro, todas las cosas intervenían por él. Él manejaba todo, a toda la gente. Los tenía aquí a todos. Y tú decías, oye, no, ya, venían 3 policías, 3 militares, te llegaban y te golpeaban, te mataban. Sí. Dov'è la perla del Pacifico? Dov'è il più grande porto del paese lungo e sottile, separato dal resto del mondo dalla cordigliera? Questa era la città della gioia, la Valle del Paradiso. Nel 39 attracca la grande nave della libertà, il Winnipeg. Proviene dalla Spagna, l'ha noleggiata il poeta Pablo Neruda, l'ha riempita di intellettuali, scrittori, artisti, medici, ingegneri, tutti anarchici e repubblicani, tutti esuli della guerra civile. Il governo cileno li accoglie, offre loro una nuova patria. Valparaíso diventa la casa delle arti e dei cittadini del mondo. Com'è potuta spuntare qui l'alba del giorno che ha invertito la marcia della storia? Alle 5 del mattino di un 11 settembre, 24 anni dopo, a largo, suona una sirena, una strana esercitazione. Navi battenti bandiera a stelle a strisce sono schierate intorno al porto. È il segnale del tradimento. Le truppe occupano le strade. Allende se lo aspetta, ma non riesce a convincersi che il generale Augusto Pinochet sia coinvolto. Di lui si fida, crede che sia leale alla Costituzione. Sbaglia. In effetti, Pinochet salta sul carro dei congiurati all'ultimo momento. Neanche la CIA, che finanzia il golpe, si fida di lui. Non è certo un leone, un piccolo uomo, un malandrino qualsiasi cresciuto fra i vicoli di Valparaíso. Frughiamo fra questi vicoli. La memoria è ostinata, ma qui non troviamo niente. Dice Luis Sepúlveda, qui è passato il balsamo dell'amnesia. Turisti sfaccendati consumano il pomeriggio su e giù per gli ascensori, come una giostra. I barrios colorati sono diventati baraccopoli. Il mare è tutta schiuma, rassegnato all'immondizia. In migliaia per questa rivoluzione hanno dato tutto, ma non è stato abbastanza.
Fra Valparaíso e Santiago c'è una caletta per pellicani petulanti, leoni di mare e pescatori. San Antonio è il vicino villaggio di Isla Negra. Troviamo la strada sulle pagine dei romanzi dello scrittore Antonio Scarmeta, esule a Berlino. Troviamo la strada grazie ai ricordi dei tanti esuli che abbiamo incontrato. Qui, ci hanno giurato, si mangiano i migliori mariscos dell'oceano e il migliore pesce, un sapore che in nessuna parte del mondo hanno mai potuto ritrovare né dimenticare. Troviamo la strada guardando le scene di un film clandestino girato nell'85 da Miguel Littin. Su questa storia Gabriel García Márquez scrive poi un romanzo. Littin, presidente di Chile Film all'epoca di Allende, scappa in Messico, condannato a morte dalla giunta. 10 anni dopo trova il coraggio di tornare in patria, clandestino, con 3 false truppe cinematografiche che dichiarano di fare un documentario sull'architettura e sulla natura e invece gira Acta General de Chile, vita quotidiana ai tempi della dittatura. Per un mese beffa la polizia di Pinochet. Alla fine si spinge fino a Isla Negra, la casa del poeta Neruda, morto il 23 settembre del 73, sfinito dal dolore di tutto il suo paese. Ma da lì l'anima del poeta non è mai andata via. 1000 mani hanno scritto al posto suo nuove poesie. La casa de Neruda era muy emocionante filmarla, aunque fuera desde afuera. Porque ahí se habían creado una serie de grafitis que decía: te amamos, Pablo, gracias a tu poesía hemos aprendido por el amor. Ya los enamorados que iban ahí escribían sus mensajes. Hoy día no, porque está convertida en un museo, y los museos son museos. Eso, en ese momento, a pesar que la casa estaba clausurada, era algo vivo, palpitante, que tenía un significado muy profundo en la lucha y en el amor. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. Surgiendo todos estos testimonios de lo que fue la vida de un país y de una nación bajo una dictadura tan feroz como fue la dictadura chilena. Pero la gente mantenía ese maravilloso encanto de la gente del pueblo en Chile, que tiene una gracia, tiene una manera de contar las cosas. Y como si la tragedia la cuenta como si fuera casi una comedia. Es un poco también esto, la síntesis y la contradicción de la vida, ¿no? Algo nace, algo muere, algo se construye, algo se destruye. Ese Chile que está ahí en Acta General de Chile ya no existe, ¿eh? Pero que sin embargo, de alguna manera, uno entendía que había que la gente tenía una esperanza de que las cosas, su situación iba a cambiar, iba a transformarse. Y eso está, todo ese espíritu juguetón juvenil de un país que está buscando forma y está luchando por liberarse, está allí en la película. Y creo, sin duda, que será un testimonio muy importante en el futuro cuando logremos levantar las vallas de la censura, esta fáctica que existe en este momento, y puedan también conocerla en Chile. Nuestro país ha sido ingrato con el exilio. Es decir, de hecho, todos luchamos por derrocar la dictadura y luego el país que surgió después de la dictadura no es exactamente
el país que no todos nosotros hubiésemos querido. Todo es tan confuso, la verdad la quieren esconder, y nos gobiernan ilusos, sistema de mentiras que no voy a creer. El neoliberalismo económico ha puesto señales, vallas, divisiones muy concretas y específicas que hace que la gente tenga que ir de un lugar a otro y que hayan todos estos procesos de migración en busca de mayores posibilidades de desarrollo en lo económico y en lo humano. Chile está siendo un lugar donde viene mucha gente del Perú, por ejemplo, viene gente de Bolivia, viene gente de otros países de América Latina que piensan que aquí van a encontrar posibilidades mayores de desarrollo. Fino al 12 di marzo del 2000, quando arriva il presidente Lago, era chiuso, nessuno può entrare. Quando arriva il presidente, dice il primo giorno la gente può normalmente transitare per questo palazzo, perché la democrazia è così. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Los que lucharon por tu libertad, no olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad, de, por siempre. Sono tornato nel 2000 per l'inaugurazione del presidente Lagos e mi ha fatto molto piacere tornare e fra l'altro vedere certi ex rifugiati che adesso sono in posizioni importanti sia in Parlamento e sia anche nel mondo industriale. Io penso che questo paese sia uno dei pochi, per non dire forse l'unico, che c'ha in galera dopo un processo legale al capo dei servizi di repressione, che ha gli alti mandi tutti sotto processo e che il capo di tutti, il Pinochet, solo scampa la condanna perché si rifugia nella malattia, nella senilità. Cioè lui, in un atteggiamento molto codardo, no? Non assume la sua responsabilità storica né militare e fugge verso gli ospedali. Penso che siamo avanzati molto in materia di giustizia, non quanto desiderano le vittime. Non vorrei che adesso muore Pinochet, ma domani, dopodomani, che è tutto finito. Non ci sono più responsabilità. Per esempio, oggi ho letto sui giornali che un colonnello in pensione si è suicidato. Si chiama Germán Barriga. Io l'ho conosciuto, pensate un po', quando tutte e due eravamo della Gioventù Cattolica. Dico, il peso del rimorso, speriamo che sia stato così, deve essere stato tanto che lo ha indotto a suicidarsi, si è lanciato da un ottavo piano. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e ipocresía. Políticos ciegos, militares, sedientos por matar. La libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad.
qué significa la ruta, el camino? La vida es un camino que no tiene final. Los caminos son también los sueños. Y sin los sueños yo creo que el hombre no puede vivir. Exijo justicia para Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza. Exijo verdad y justicia por mi padre, Mario Juica Vega, padre de 5 hijos y 34 años de edad. Sergio Ruiz Lazo, 34 años, luchó y combatió por el bienestar de todos y de su familia. Mi esposa desapareció, se llama Carlos Zelaya Suazo. Teníamos en ese tiempo 9 hijos, quedaron todos de menor edad cuando él desapareció. Nunca más supe de él. Álvaro Miguel Barrios Duque, desaparecido el 15 de agosto de 1974. Soy madre de Michelle Nash, estudiante con cripto del Regimiento Granadero número 2 de Iquique, ejecutado el 29 de septiembre de 1973 y desaparecido. Vicente Israel García Ramírez tenía 19 años de edad al momento de su detención, ocurrida el día 30 de abril de 1977. José Arturo Baibel Navarrete, detenido el 29 de marzo de 1976. Soy hija de Raúl Antonio Muñoz Muñoz, detenido y desaparecido 29 de septiembre de 1973. Soy María Araya Roja, nieta de Bernardo Araya Zuleta y María Rafael Barraza, detenido y desaparecido el 2 de abril del año 76. Mi esposo era Sergio Humberto Lagos Marín. Desapareció el 7 de febrero de 1975. Soy Carmen Vivanco, tengo a mi esposo, Oscar Ramos Barrio, detenido el 5 de agosto de 1976. Desaparecido en septiembre de 1987, detenido junto a otros 4 compañeros en ese año, que hasta el día de hoy se encuentran en la misma situación, es decir, detenidos desaparecidos. Morivo e mi chiedeva lei cosa prova, e io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo, e poi pensavo: sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta. Cosa dirò, come farò?